Tutto il mondo è in guerra, si sta autodistruggendo. Fermiamoci, è l'appello del Papa al ritorno dal Sud Sudan. La vendita delle armi è la peste più grande, dice, e poi parla di Benedetto XVI. La sua morte è stata strumentalizzata. Massiccio attacco informatico in tutto il mondo, colpita anche l'Italia, migliaia di server bloccati. L'Agenzia per la cibersicurezza invita ad aggiornarli subito. L'ira di Pechino contro Washington per il pallone spia battuto. I cinesi dicono era un dirigibile civile, è stata una reazione eccessiva e minacciano ulteriori azioni. La chat della vergogna, l'audio shock del boss Messina Denaro che impreca nel traffico contro le celebrazioni per la strage di Capaci. Maria Falcone commenta, non si è mai ravveduto. 20-31 minuti, una manciata di secondi, benvenuti al TG 2000, buonasera. Il Papa dunque è tornato in Italia dopo il viaggio nella Repubblica Democratica del Congo e in Sud Sudan. Prima di rientrare in Vaticano, Francesco si è fermato a Santa Maria Maggiore per ringraziare la Madonna per la riuscita del viaggio. Nella conferenza stampa sull'aereo il Papa ha parlato di molti temi, in primo luogo della guerra. Sentiamo Cristiana Caricato. Si presentano insieme i pellegrini di pace in coda all'aereo per una conferenza stampa inedita ad alta quota, dopo aver vissuto esperienze emotivamente forti in Sud Sudan, puntellando il processo di pace e donando speranza alla popolazione. Francesco, seduto, lascia all'arcivescovo di Canterbury il compito di raccontare un impegno che nasce da lontano. Nel 2014, da quando, nella sua prima visita nel 54esimo paese africano, rimase scioccato dai cadaveri al cancello dell'aeroporto, i primi dei 5.000 non seppelliti in una delle regioni più misere e insicure del Sud Sudan. Il gesto del Papa nel 2019, le speranze resuscitate di una normalizzazione e poi il Covid che ha interrotto il cammino. Sugli ultimi giorni vissuti a Giuba mostra un moderato ottimismo, condiviso anche dal moderatore della Chiesa di Scozia. Grande sintonia tra i tre leader religiosi, concordanze di vedute su violenza, traffico di armi, tribalismo, sulla necessaria conversione dei cuori, sul bisogno di fermare tutti i conflitti. Stesso giudizio anche sull'altra guerra che impensierisce il mondo. Tutto il mondo è in guerra, è in autodistruzione. Dobbiamo pensare seriamente. No? Fermiamoci a tempo, no? Perché una bomba ti richiama una più grande. Nell'escalation tu non sai dove finirai. La testa fredda. Alla domanda sulle leggi che criminalizzano l'omosessualità, tema che ha creato non poche polemiche e fraintendimenti nell'ultima intervista rilasciata dal pontefice, Francesco chiarisce. Criminalizzare le persone di tendenza omosessuale è una ingiustizia. Bisogna distinguere tra lobby e persone, continua il Papa, mentre i due fratelli aggiungono come sia necessario un cambio di mentalità più evangelico. A Francesco anche la domanda sulle divisioni nella Chiesa dopo la morte di Benedetto. Nessun problema con lui, ho sempre parlato di tutto e l'ho consultato. Credo che la morte di Benedetto è stata strumentalizzata per gente che vuole portare l'acqua al proprio mulino, no? E la gente che di un modo u altro strumentalizzano una persona così brava, così di Dio, quasi direi un santo padre della Chiesa, no? È un uomo di tanta cosa, quella gente non ha etica, è gente di partito, non di Chiesa. E TV 2000 trasmetterà l'intera conferenza stampa del Papa sull'aereo di ritorno dal viaggio in Congo e Sud Sudan questa sera alle 23. In Ucraina, anzi no, anche con questo viaggio faticosissimo con cui ci ha portato tutti in questi luoghi di sofferenza che pensiamo non ci riguardino, invece ci riguardano, mi sembra che il Papa continua a mostrare una forza e un'attenzione peraltro commovente. Lo ha detto oggi il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinale Matteo Zuppi, in un'intervista televisiva. Ed ora sì, in Ucraina la guerra non si placa, mentre Kharkiv è sotto attacco e a Bakhmut è in corso una battaglia feroce, Zelensky valuta se sostituire il ministro della difesa. Ce ne parla Pierluigi Vito.
Dai partner occidentali riceveremo anche gli aerei, ma non sappiamo quali. Ostenta sicurezza il ministro della difesa ucraino Reznikov, ma secondo la ucraina Pravda potrebbe restare ancora per poco in sella al suo dicastero. Il presidente Zelensky starebbe pensando di destituirlo, scottato dai casi di corruzione emersi e dall'affanno dimostrato dalle truppe di Kiev nel reggere l'urto delle milizie russe a Bakhmut, città strategica nel Donetsk che è sempre più isolata. Qui da mesi si combatte una battaglia cruciale che ora pare volgere al peggio per gli ucraini. Potrebbe mutare la situazione l'arrivo dei tank Leopard? Il primo è partito dal Canada alla volta di Kiev, che comunque continua a chiedere missili e artiglieria a lungo raggio. Non li useremo per colpire la Russia, dice Reznikov, mentre da Mosca il vicepresidente del Consiglio di sicurezza Medvedev avvisa: se lo faranno risponderemo con armi nucleari. Intanto continuano i bombardamenti russi sulle città ucraine. A Kharkiv i missili sono caduti sul centro della città, colpiti un condominio e, per la terza volta dall'inizio del conflitto, l'università. La distruzione si abbatte anche sui luoghi di culto. Sarebbero oltre 500, secondo l'arcivescovo di Kiev, Sviatoslav Sevchuk, quelli devastati in quasi un anno di guerra. Per la maggior parte sarebbero appartenenti alla Chiesa ortodossa ucraina legata al Patriarcato di Mosca. Da oggi scatta l'embargo dell'Unione Europea all'importazione di prodotti petroliferi raffinati russi, ovvero benzina, ma soprattutto diesel. Fino a questo momento Mosca ha coperto circa la metà del fabbisogno di gasolio dell'Unione. Il carburante, in attesa della transizione energetica, non alimenta soltanto 16 milioni di auto in Italia, ma anche camion, navi, mezzi militari. Secondo Assoutenti, su alcune tratte autostradali le ripercussioni sarebbero già evidenti, con il gasolio in modalità servito che sarebbe già tornato a superare i 2,50 euro al litro. Il leader supremo dell'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha graziato decine di migliaia di prigionieri, compresi molti arrestati nelle recenti proteste per accuse legate alla sicurezza. I prigionieri, che non sono accusati di spionaggio per conto di agenzie straniere, contatti diretti con agenti stranieri, omicidio, distruzione e incendio doloso di proprietà appartenenti allo Stato, saranno graziati, affermano i media iraniani. La decisione è stata annunciata per celebrare l'anniversario della rivoluzione del 1979. E non si placa la tensione tra gli Stati Uniti e la Cina dopo l'abbattimento del pallone spia cinese colpito dai caccia F-22 a largo dell'Atlantico. Marco Burini. E dire che questo nel calendario cinese è l'anno del coniglio, simbolo di diplomazia e tranquillità. L'hanno festeggiato anche alla Casa Bianca, ma tra Washington e Pechino la competizione sta diventando sempre più forte e pericolosa. Il pallone spia che ha sorvolato per una settimana gli Stati Uniti è stato abbattuto da un caccia F-22 sull'Atlantico, al largo del South Carolina. Mi hanno detto di aspettare perché i detriti non facessero danni, ha detto Biden, che parlerà del caso mercoledì nel discorso sullo Stato dell'Unione. I repubblicani lo attaccano perché avrebbe dovuto ordinare subito l'abbattimento, anche se c'è da dire che quando era presidente Trump la Cina aveva mandato 3 palloni spia sui cieli americani senza che nessuno muovesse un dito. Queste mongolfiere spia sono di poche pretese rispetto ai satelliti di sorveglianza, ma più difficili da individuare e facili da riempire con fotocamere, videocamere, radar, sensori vari. I cinesi hanno ammesso che era roba loro, ma sostengono che servisse a ricerche meteo. Però si sono irritati quando è stato tirato giù. Una reazione eccessiva che viola gravemente le convenzioni internazionali, dichiara il Ministero degli Esteri cinese. La TV di Stato non fa alcun cenno alla vicenda. Ovviamente tace Xi Jinping, mentre resta la domanda: perché mandare un pallone spia sapendo che sarebbe stato scoperto? Forse per tenere sulla corda gli americani, testarne la velocità di reazione militare. Ma al mondo non serve un altro fronte di guerra, di autodistruzione. Un massiccio attacco hacker è in corso in Italia e nel mondo. I tecnici dell'Agenzia per la Cibersicurezza Nazionale hanno già censito diverse decine di sistemi nazionali, verosimilmente compromessi. Letizia Davoli. Le prime avvisaglie qualche giorno fa, quando gli hacker hanno preso di mira CEA, colosso dell'energia. Obiettivo per fortuna solo la struttura amministrativa, di nuovo operativa solo da questo pomeriggio, e non le infrastrutture energetiche, ma quell'attacco unito ad altri di minore entità avvenuti nei mesi scorsi fa riflettere. Non c'è da dire cosa stia capitando in queste ore, si può soltanto constatare che la guerra cibernetica, che è una delle fette del conflitto, si sta manifestando dalle nostre parti. Ma il problema è serio. Il problema è serio e la propagazione di questi attacchi vede oggi coinvolta
la realtà che per anni ha accompagnato l'Italia nelle telecomunicazioni, il fatto che TIM o Telecom Italia che dir si voglia sia down, vale a dire sia stata messa giù dai pirati informatici o da qualunque altro genere di attacco, preoccupa perché viene colpito il sistema nervoso del nostro paese. Le notizie parlano di un attacco globale e l'Italia forse è ancora troppo vulnerabile. Ci troviamo di fronte a dover rispondere di quello che non si è fatto. L'attacco è destinato ovviamente ad un'escalation, cioè non sarebbe impensabile che nel momento in cui trovano un terreno così fertile i pirati informatici non vadano avanti, soprattutto quando c'è una sorta di sponsorizzazione di carattere politico, militare, che fa trionfare purtroppo chi ha utilizzato questo genere di contesto come un vero e proprio poligono da anni, dove si sono addestrati, si sono preparati. Venire a raccontare oggi che ma non ci si aspettava, beh, direi che fa quantomeno alzare gli occhi al cielo dicendo no, non potete dire una cosa del genere. Lo Stato non deve trattare con la mafia nemmeno con chi lo minaccia, lo ha affermato la Premier Giorgia Meloni questa mattina a Roma durante un appuntamento elettorale. Il 2023 sarà l'anno delle grandi riforme, ha aggiunto, daremo all'Italia una riforma per far governare chi è eletto e una riforma della giustizia, perché se hai una pena te la devi scontare tutta e vale per tutti. Il 23 maggio scorso Matteo Messina Denaro se la prendeva con le manifestazioni che ricordavano il giudice antimafia, una chat in cui impreca contro le commemorazioni di Falcone. Beatrice Bossi. È il 23 maggio del 2022. Palermo ricorda il sacrificio di Giovanni Falcone, di sua moglie e della scorta. È l'anniversario della strage di Capaci e tutta la città celebra l'antimafia. E io qua bloccato con le quattro gomme a terra, cioè a terra nel senso non bucate, sull'asfalto, non si muove, per le commemorazioni di sta minchia. Sembrano semplici imprecazioni di un automobilista infuriato per il traffico. Diventano parole scioccanti se si attribuiscono ad un boss della mafia nel giorno del 30° anniversario di uno dei più gravi attentati allo Stato. La voce è quella di Matteo Messina Denaro. Il presunto mandante della strage è infastidito dalle commemorazioni e dal ritardo che provocano alla sua agenda di appuntamenti. Il messaggio lo ha inviato lui stesso ad una chat che condivideva con altri pazienti oncologici della clinica Maddalena di Palermo. Allegata al messaggio vocale c'era anche questa foto che ritrae la coda di auto in fila sull'autostrada in direzione del capoluogo siciliano. Quest'audio conferma la vera e profonda natura di Matteo Messina Denaro, un criminale senza scrupoli, ha detto la sorella del magistrato, sanguinario e ben lontano da qualunque ravvedimento. Sentire che le cerimonie e il ricordo di mio fratello lo abbiano infastidito, conclude Maria Falcone, conferma il valore delle iniziative che portiamo avanti per tenere viva la memoria di chi è morto per combattere la mafia. Oggi a mezzogiorno volontari e senza fissa dimora hanno ricordato nella Basilica di Santa Maria in Trastevere chi ha perso la vita in strada negli ultimi anni. La celebrazione, presieduta da Monsignor Vincenzo Paglia, parte dalla memoria di Modesta Valenti, la donna che morì 40 anni fa alla stazione Termini perché versava in precarie condizioni igieniche e l'ambulanza si rifiutò di portarla in ospedale. Durante la celebrazione, promossa come ogni anno dalla comunità di Sant'Egidio, insieme a quello di Modesta, sono stati letti i nomi di alcune tra le tante persone che da allora sono morte in strada a Roma. Il ricordo di ognuno di loro è stata accesa una candela davanti all'icona dipinta in onore di Modesta. Si celebra oggi la 45esima giornata della vita per aiutare le donne in gravidanza che si trovano in difficoltà. Dal 1985 sono attivi i centri di aiuto alla vita. In questi giorni il CAV Mangiagalli di Milano ha promosso una nuova iniziativa. Ce ne parla Luciano Piscaglia. Si chiama 18 più ed è un nuovo progetto che il Centro di Aiuto alla Vita della Clinica Mangiagalli di Milano, in occasione dell'annuale Giornata per la Vita, promuove insieme alla Fondazione G Group. È dedicato alla formazione e lavoro delle mamme e dei papà per aiutarli ad accedere al mondo del lavoro ed essere economicamente autonomi dopo averli sostenuti nella fase più delicata della maternità.
Noi accompagniamo la mamma dall'inizio della gravidanza fino all'anno di età del bambino, quindi diciamo in linea di massima per 18 mesi, siamo vicino alle mamme e ai papà e quindi ci preoccupiamo anche del dopo, quindi una volta che finisce in qualche modo il nostro aiuto immediato e concreto, vogliamo che la mamma sia autonoma e sia integrata anche nel territorio, nella società e possa portare avanti con serenità la propria famiglia. Non solo vestitini e pannolini, giocattoli e alimenti per l'infanzia, non solo tutto quel che serve per sostenere le madri in difficoltà. Adesso guarda avanti il cavo Mangiagalli, che è il più grande d'Italia e in 38 anni ha aiutato a nascere quasi 25.000 bambini. Solo lo scorso anno ha seguito e sostenuto per 18 mesi, dall'inizio della gravidanza al primo anno di età del bambino, 1.421 mamme. Proponiamo anche percorsi di aiuto, quindi percorsi anche di tipo psicologico, se ne ravvede la necessità, ma offriamo anche beni materiali, quindi beni concreti, immediati, la borsa della spesa, corredini, vestitini e speriamo di fare anche tanto altro, proprio per aiutarle e accompagnarle, non sono sole. Oggi la giornata contro lo spreco alimentare, sono i giovani i più agguerriti nel combatterlo. Alessandra Camarca. Dai più giovani c'è molto da imparare, soprattutto in materia di spreco alimentare verso il quale i ragazzi si dimostrano essere intransigenti. Buttare il cibo per 8 ragazzi su 10 viene considerato immorale. Lo dicono i risultati della ricerca sullo spreco alimentare tra le giovani generazioni, quelle dei nati tra il 1997 e il 2012 e condotta dal team scientifico dell'Università LUMSA, pubblicata in occasione delle celebrazioni della giornata nazionale contro lo spreco alimentare. Il 44% dei giovanissimi tra i 18 e i 25 anni non esita a ricorrere alla doggy bag, ovvero la vaschetta degli avanzi, quando al ristorante rimangono dei cibi. Il 75% ordina solo quello che può effettivamente mangiare e il 90% preferisce letteralmente ingozzarsi piuttosto che buttare alimenti. Se il 90% dei ragazzi si dichiara pronto a mangiare pur di non gettare il cibo rimasto, la percentuale scende un po' quando si tratta di organizzare la spesa settimanale. Soltanto i tre quarti del campione programma gli acquisti in modo tale da evitare l'acquisto di alimenti in eccesso. Appare meno diffuso invece l'utilizzo delle app per la condivisione di cibo. 6 giovanissimi su 10 dichiarano di non averle mai utilizzate e solo l'8% confessa di adoperarle costantemente. Come funzionano? Si pubblica in rete il cibo che è avanzato e che si vuole condividere e si scambia o si dona a chi ne ha necessità. Dalla ricerca della LUMSA emerge un dato interessante della relazione tra l'uso dell'app e lo spreco domestico. Gli utilizzatori delle app hanno anche la tendenza a sprecare meno nel consumo domestico. 42 anni fa, la prima, l'unica riunione dei Beatles dopo lo scioglimento traumatico nel 1970. Il 6 febbraio del 1981, George Harrison, Paul McCartney e Ringo Starr registrarono insieme una canzone in ricordo di John Lennon, assassinato 2 mesi prima. Federico Plotti. I read the news today, oh boy. 6 febbraio 1981, gli studi sono sempre quelli ormai mitici di Abbey Road a Londra, dove è stata suonata e scritta la storia della musica leggera dell'ultimo secolo. Sono passati esattamente 42 anni quando George Harrison riuscì a convincere Ringo Starr e Paul McCartney a suonare di nuovo insieme per ricordare John Lennon scomparso solo 2 mesi prima, ucciso di fronte al portone della sua casa di New York. La prima, ma anche l'ultima e unica vera reunion dei Beatles dopo lo scioglimento shock poco più di 10 anni prima. Ti ho sempre cercato, ora siamo lasciati al freddo e alla tristezza, da qualcuno che è il miglior amico del diavolo, qualcuno che ha offeso tutti, recita il testo di All Those Years Ago, il riferimento ovviamente a Mark David Chapman, il folle che sparò a Lennon uccidendolo e che per quell'assassinio è ancora in carcere. La canzone uscì 3 mesi più tardi, nel maggio del 1981, contenuta nell'album Somewhere in England di George Harrison. Da quel giorno i Beatles, che già erano rimasti in tre, non suonarono mai più.
Nel 2001 anche George Harrison disse addio a questo mondo, ucciso da un cancro. Adesso dei Beatles rimangono solo Paul McCartney e Ringo Starr, ma soprattutto la memoria di milioni e milioni di fans sparsi in tutto il mondo. Il ricordo della band più importante e rivoluzionaria della storia della musica, oltre 1 miliardo di album venduti dai primi anni 60 del Novecento ad oggi, non scomparirà mai. È tutto, buon proseguimento di serata, arrivederci.